porta, apre evidentemente la possibilità a grandi illeciti, come questo che oggi è stato commentato, che interessa tutte le matrici ambientali, perché partiamo da un dissesto idrogeologico per poi veramente avere sotterramenti, interramenti di rifiuti, quindi con il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere, peggio ancora, o non tanto meglio quando si tratta poi dell'incendio di rifiuti, lo sviluppo di diossine. Quindi sono tutte le matrici ambientali che normalmente vengono investite. E questa situazione, che si registra in varie regioni d'Italia, si registra con una certa gravità in Sicilia, dove evidentemente la mancanza di un adeguato apparato, che parlo in termini di trattamenti meccanici biologici, che parlo in termini di scariche di trasferenza, e parlo in termini di impianti idoni a trattare veramente la differenziata, provoca evidentemente un allargamento tale delle maglie in cui ci si può inserire facilmente con pessime evidentemente intenzioni, che sono però tutte finalizzate in linea di principio ad un profitto diretto o indiretto. Ecco quello che a noi preme dire dall'osservazione, tra virgolette, nel campo nazionale di questi fenomeni: il reato, il delitto ambientale non è mai un delitto fine, è sempre un delitto mezzo, che è il conseguimento di un fine normalmente economico che va ben oltre l'impatto, tra virgolette, del delitto ambientale sull'ambiente stesso. Questa è un'indagine che, dal punto di vista, diciamo così, trasversale, dimostra ampiamente quello che noi pensiamo, dimostra ampiamente quello che molto spesso il cittadino vede intorno a sé e probabilmente non comprende, e che postula evidentemente un'organizzazione per evitare, ripeto, al di là dei castigli di legge, ma per evitare che queste cose possano continuarsi a ripetere. E quindi ci vuole un ciclo di rifiuti che sia disciplinato, che sia conforme a legge, e che abbia evidentemente per ogni genere di rifiuto la possibilità di un ciclo lecito, legale, così come normativa nazionale, peraltro in gran parte imposta dalla direttiva europea. Perché insomma, ecco, questa è la riflessione che noi facciamo, sperando che da queste cose, ecco, tutti traiamo una lezione, perché i danni ambientali che si registrano in casi come questo, si parla di secoli per il ripristino dell'ecosistema, quando questo ecosistema non venga completamente stravolto in modo tale da non poter essere ripristinato in alcun modo. Quindi si parla all'inquinamento, al disastro ambientale, e non si tratta solamente del semplice spargimento di rifiuti in una campagna. Insomma, speriamo che queste cose invitino, sollecitino tutte le autorità politiche e amministrative, anche per certi versi anche ad aggravare a volte le fattispecie delittuose, che già comunque ci consentono tanto, ma che devono ancora essere, tra virgolette, un pochettino più rigide, essere irrigidite, anche perché venga veramente rispettato il principio di chi inquina paga, e fino a quando il complesso di norme, in molti casi contenute in un testo unico, fa apparire meno conveniente il pagare che ripristinare, è chiaro che ci abbiamo ancora qualche cosa da rimettere a posto a livello normativo. Grazie a tutti quanti e grazie per questo. Buongiorno a tutti, grazie.